cioè appuntamento prima della beatificazione di Giovanni Paolo II. E quindi oggi avremo, dopo quella Santa Messa, darci da fare di portare tutto il programma dettagliato nei nostri palazzi dove abitiamo, delle strade, lo stesso andare in giro la sera, come è avvenuto per la canonizzazione di Santa Faustina, in giro per le principali piazze di Roma per attaccare manifesti, perché non è così così ovvio, purtroppo la gente non sempre legge bene o non sempre sente bene, e quindi è peccato, come dice Sant'Agostino, temo quando passa il Signore, che non riusciamo a cogliere tutte queste grazie che arriveranno. Ecco, innanzitutto perché c'è la Pasqua del Signore, stiamo preparandoci per la Pasqua, e poi in quell'evento proprio della festa della Divina Misericordia, nel giorno memoria liturgica, proprio scelta per la beatificazione di Giovanni Paolo II. Abbiamo iniziato le nostre preparazioni da tanto tempo, adesso ci siamo preparati attraverso le catechesi anche, e oggi proprio avremo un ulteriore modo, ecco, di entrare nel Magistero di Giovanni Paolo II, ecco, perché quel Magistero, siamo, voglio dire, solo all'inizio di scoprire la sua ricchezza, la sua grande eredità, ecco, che lui ci ha lasciato, proprio così. E infatti i libri che appaiono in tutto il mondo, ecco, non c'è neanche forse un titolo che si ripete. Allora scrivono, parlano, chi entra nel cuore, ecco, di questo qua, chi l'ha conosciuto di più, chi di meno, ecco, chi l'ha visto con gli altri occhi. Ognuno di noi, ecco, potrebbe, pur non essendo scrittore e competente, potrebbe scrivere un libro. Altro ieri ho detto, quando si è chiuso il libro sulla barra di Giovanni Paolo II, qualcuno potrebbe dire, ma che cosa io posso, poveraccio, aggiungere a quel pontificato di quasi 27 anni, ma che cosa potrei aggiungere io, povero peccatore, a quella grande eredità spirituale? Allora quei giovani che sono andati qui, venerdì, sabato 2 aprile, la sera per la veglia, gli ho detto sì, possiamo aggiungere. Ecco, adesso noi dobbiamo scrivere e aprire il nostro libro, e sarà, noi dobbiamo essere il prolungamento di questa sua profonda voce di Cristo in terra. Noi, ecco, dobbiamo essere viva testimonianza di quello che lui ci ha lasciato. E io penso che la prima persona, oggi come oggi, nel mondo, ecco, lo posso dire, lo dirò sempre, è il suo segretario, ecco, oggi Cardinale Stanislao, che veramente sta facendo, ecco, sta costruendo, ne parleremo di questo, il grande centro, ecco, culturale di Giovanni Paolo II, non abbiate paura, dopo beatificazione del fratello, ecco, e chiede a tutti di accogliere questa grande eredità, ecco, perché questo magistero non sia, ecco, messo da parte nella biblioteca, ma vissuto giorno per giorno. E quindi è un dono e un onore che oggi posso ospitare qui, in mezzo a noi, prima della Santa Messa, Gianfranco Sviderkowski, qui, prego, per il dottore, che proprio, io ho cominciato qua a leggere un po' di trasformita, ma l'uomo che è veramente, è carriera, è brutto dire, ma la dicono così, quindi lo ripeto, che ha iniziato questa grande carriera, niente meno del 59, un anno dopo la mia nascita, e fu inviato dell'ANSA al Concilio Vaticano II e successivamente ricoprì l'incarico di vice direttore dell'Osservatore Romano. E però si era invitato qui perché lui, a parte che non è pubblicità, ma Cardinale Stanislao proprio me l'ha raccomandato anche, e perché lui proprio ha collaborato niente meno personalmente con Giovanni Paolo II quando il Papa ci ha lasciato, e i giovani sono affascinati proprio dopo i misteri. Questo libro che io ultimamente l'ho abbracciato, è quasi fuso nel mio cuore, perché preparandomi al Giubileo Sacerdotale, ecco, proprio lo rileggo, perché veramente è tutto dentro. E il professor Gianfranco Sviderkowski ha collaborato con Giovanni Paolo II alla stesura di questo grande libro nel 96, e poi la pubblicazione anche del libro che va in giro del mondo con Cardinale Stanislao.
Adesso, in questa proprio ultima tappa della nostra preparazione spirituale, ecco, alla beatificazione di Giovanni Paolo II, che coinvolge in modo particolare questa chiesa, la sua chiesa di Giovanni Paolo II, ecco, un attimo apriamo i nostri cuori per entrare dentro questo grande, grande caro. Grazie, don Giuseppe. Avevo già qualche problema a venire a parlare qui, perché come si fa qui a parlare di Giovanni Paolo II? Qui è tutto vivo di Giovanni Paolo II, cioè il culto che lui ha cominciato, c'è il quadro di Dio misericordioso, ci sono le memorie di suo Faustino. In più ci ha messo anche il canto 11 con Giuseppe dicendo che cosa bisogna, ognuno di voi ha il proprio ricordo sicuramente di Giovanni Paolo II. Non ho la pretesa di dirvi, raccontarvi un Papa diverso da quello che voi conoscete, da quello che ognuno c'ha nel proprio cuore. Pochi giorni fa sono andato in Sicilia stavo per entrare a parlare del Papa in una chiesa, stavo celebrando la messa e dicevo, questo come comincio? Devo fare in maniera diversa dei giorni, come possono capire? Come è arrivato qui? Questo paese sta sotto Taormina, Gaggio, se non sbaglio. Allora sono entrato, prima di entrare, cioè c'era un piccolo bar, sono entrato lì, intanto prendo un caffè, ho detto così mi sveglio un pochettino, mi rischiaro le idee, e c'era un piccolo signore con la coppola che serviva al bar, e ho portato il caffè, e intanto ho visto che c'era il calendario di Giovanni Paolo II. Poi c'era un quadro della Madonna con il lupo con Giovanni Paolo II, e c'era un altro Giovanni Paolo II. Allora, facendo finta di fare la faccia un po' seria, scusi, sa, forse lei non si è accorto che è cambiato il pontificato, c'è anche un altro Papa. Allora lui ha lasciato la macchina del caffè, si è lavato la coppa, è venuto davanti a me, mi ha messo il dito addosso, mi ha detto, signore mio, questo è il Papa che sta nel mio cuore e che sta nel cuore di tutti. Quindi questo che cosa vuol dire? Che voi questo Papa come è rimasto da voi, è vivo, presente, soprattutto qui dentro. E io non so perché, venendo qui mi sono ricordato di un particolare di 20 anni fa, era esattamente 20 anni fa, il Papa era andato in Polonia ed era andato al cimitero per pregare sulla tomba dei suoi genitori, e siccome erano 40 anni che era morto il padre, si parlava sempre della madre, quindi della sua vita mariana, che veniva dal fatto che lui fosse stato privato dalla madre da giovane, da ragazzino, da 9 anni, e allora mi avvicinai, poteva avvicinarmi al padre, mi chiese, ma nessuno parla mai di suo padre? E allora lui veramente fu ispirato, perché disse, sì, mio padre, veramente mio padre, tutte le volte mi ha fatto da padre e da madre. E vi ricordo che ciò di lui, ancora oggi, spesso, è che quando alzavo certe volte al mattino presto, lo vedevo che pregava in ginocchio, credo che per me sia stato un grande insegnamento. E poi mi ha detto, e poi mio padre mi ha regalato, quando ero ragazzino, un piccolo libretto delle preghiere, che aveva aiutato la mia fede, la maturazione della mia fede, e in particolare c'è una preghiera allo Spirito Santo, e mi ha detto recitala ogni giorno, e questo Papa ha recitato ogni giorno, caro Martino, la preghiera allo Spirito Santo, si è fatto aiutare anche l'ultimo giorno, quando è morto, e poi dopo, voi vi ricordate, il giorno dopo, ricordava Don Giuseppe, quando dopo il vento dello Spirito Santo che ha chiuso il Vangelo. Secondo me non era più tanto per chiudere l'esperienza terrena di caro Latino, ma quando fosse una sorta di ricapitolazione di tutti i doni che quest'uomo ha avuto dallo Spirito. Perché intanto ha avuto il dono della fede, era un uomo di Dio, un uomo che pregava in una maniera incredibile, pregava in ogni momento, aveva un problema, lui andava a pregare. Recitava, faceva la Via Crucis in qualsiasi posto del mondo si trovasse, si confessava il sabato, faceva le sue penitenze e non c'era niente di bigotto in quello che lo faceva. Pregava a Dio, c'era questo rapporto con l'invisibile. Era un giorno, se non sbaglio, dell'ottobre del 1984, andava a cena, era allora della bici del toro del Osservatorio Romano, e quella sera avevano trovato il corpo del povero padre Popieluszko, che era il cappellano di Solidarność, che sicuramente era stato ammazzato perché era stato sequestrato per la settimana prima dai servizi segreti polacchi, e l'avevano trovato.
Allora sono andati, andiamo a pregare. Sono andati a pregare e devo dirmi che dopo un po' io cercavo di pregare perché io l'ho conosciuto, pare come conosco quest'uomo eccezionale che aveva combattuto per il suo popolo, il lavoratore, dico, Dio deve aprire braccia a quest'uomo, quel po' che ha fatto. Poi ho aperto gli occhi, ho visto come pregava il Papa e ho smesso di pregare, bastava lui. Cioè c'era questo rapporto con l'invisibile che era incredibile. Raccontava una volta che Adriano Luini, che stava a tavola, dice, dove ricevo una telefonata del presidente Bush, vado a pregare. Cioè come si preparava a questo? Era un uomo di Dio, ma anche un uomo della parola di Dio. Nel senso che quando lui si è fatto prete, questa parola sapeva non soltanto di doverla annunciare, ma anche di doverla vivere. Quindi la sua vita è diventata una testimonianza continua, per cui ha saputo poi lui creare questa sintesi tra vita contemplativa e vita attiva. Quando dicevano il Papa politico, Benedico, non era un Papa politico, lui aveva in mano il Vangelo. Mi ricordava Maria Teresa la prima volta che l'ho vista, ho visto questa piccola donna lì, ho detto questa c'ha la dinamite invece del Vangelo in mano. E la stessa cosa era il Papa, non politico, lui faceva discendere dal Vangelo con tutto quello che faceva. Dicevano i suoi collaboratori che c'era un grosso problema, diceva qui col Vangelo cosa dice? Cosa dice Gesù? Si comportava così. E poi l'altro dono era quello della libertà interiore, proprio questa fede che era così radicata in Cristo, c'aveva questa libertà interiore profonda, era distacco naturalmente dalle cose, da se stesso, dal mondo. È incredibile vederlo come lui si comportava in Vaticano. Lui pensava al Vaticano, grande palazzo, così rinuncente, e lui invece viveva nelle due stanze di Paolo VI senza aver cambiato nulla, aveva soltanto portato le fotografie dei genitori, ma anche nel mangiare, non chiedeva mai niente, nel vestire, era un problema che il suono dovessero cambiare i vestiti, era proprio una povertà francescana, ma normale, non mostrata, non così, non per se stessa, lui era così.